Buonasera, buonasera a voi. Allora, è ripartita, diciamo, la stagione televisiva che era andata in vacanza in questi mesi. Hanno ripreso i vari talk show con dei cambiamenti importanti, lo sapete, un po' come avviene nel calcio, ci sono stati vari trasferimenti da una squadra all'altra. E sappiamo che ne abbiamo pure parlato, che a Mediaset sono arrivati personaggi come Merlino, come Berlinguer, mentre dalla Rai sono andati via gente come Fazio, Annunziata, Littizzetto e tanti tanti altri. Quindi riparte questa stagione dei vari talk show. E quello che abbiamo avuto modo di sottolineare anche nel passato è la forza che ha questo mondo. Ora, visto l'appiattimento anche della politica, dove una vera opposizione non esiste più, dove lo possiamo dire, non esiste più una destra, una sinistra, ma esistono dei politici che hanno come obiettivo assolutamente principale portare avanti la propria carriera politica e quella dei propri amici che li sostengono e cercare di creare attraverso la comunicazione il consenso nel paese, perché questo è in sostanza quello che sta succedendo. Questo secondo me è l'analisi che bisogna fare. Allora, il vero potere è in mano a tre grandi gruppi editoriali nel mondo che controllano tutto e tutti. E quindi anche in Italia abbiamo sicuramente i media che controllano quello che succede, che influenzano le scelte, che hanno un peso determinante in tutto quello che succede e in tutto quello che viene deciso. Voi lo vedete che appena esce una notizia o appena qualcuno si permette di andare, diciamo, controcorrente, che non si allinea al sistema, viene immediatamente da questo sistema fatto appunto dai media, dai giornalisti, attaccato. L'ultimo è quello, la storia di Vannacci, no? Ma in passato ne abbiamo avute tante tante altre, no? Sia una volta per quanto riguarda i personaggi che si sono ribellati ai vaccini, sia quelli che ritengono che l'Occidente abbia gravi colpe nella guerra in Ucraina. Ma in tantissime situazioni dove uno si esprime in maniera contraria a quelli che sono ormai i dettami del sistema, viene pesantemente attaccato. Quello che era una volta ovvio, no? Perché nel suo libro Vannacci dice delle cose assolutamente ovvie e nel momento in cui uno non offende nessuno, ma esprime una propria idea, dovrebbe essere libero assolutamente, come sancisce la Costituzione, di dire la sua. E invece noi sempre più, e anche questa è una posizione che ho sottolineato più volte nei miei video negli ultimi mesi, assistiamo che una maggioranza deve sottomettersi a una minoranza, perché questa minoranza sta, se così si può dire, nella stanza dei bottoni. Lo sappiamo che la maggioranza degli italiani sono contro quelli che vorrebbero una famiglia diversa, sono contro quelli che ormai hanno messo su delle vere e proprie lobby per quanto riguarda il mondo omosessuale, che fanno le vittime di quelle che sono attaccati, quando al contrario sono loro che attaccano le maggioranze. Esattamente il contrario. Questo è il mondo. Quindi è di tutta evidenza che se tu hai in mano il potere dell'informazione, hai in mano le grandi potenze nel mondo, le grandi case farmaceutiche, hai in mano Google, hai in mano Facebook, è chiaro che riesci a dettare legge ed è esattamente quello che avvertiamo anche nel nostro paese. Quindi
Qual è l'unica possibilità sulla quale bisogna continuare a credere? Bisogna continuare ad insistere. Il popolo. Noi dobbiamo svegliare quelli che sono dormienti, quelli ignoranti, quelli che non si accorgono e pensano che a loro non capiterà mai quello che magari è capitato ad altri e che si svegliano solo nel momento in cui figli, i propri cari vengono colpiti, allora magari riflettono e allora magari poi piangono, ma lì poi è tardi. Ecco, dobbiamo svegliare queste persone contro un sistema, perché ricordiamoci sempre che se il popolo, maggioranza, si ribella, ed è capace anche di ribellarsi in maniera decisa, è vincente. Ma è questo passaggio che in Italia deve succedere, magari attraverso un grande movimento d'azione popolare che dall'esterno dei palazzi, senza avere quindi interessi, conflitti di interessi, riesce ad opporsi a questo sistema. Con questa riflessione io vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.